La prospettiva di rimanere chiusa 6 mesi nella casa più spiata dagli italiani non sembra intimorire minimamente la ragazza pronta per un grande ritorno. Anzi, la showgirl appare più decisa che mai a dimostrare come gli errori passati possano trasformarsi in preziose lezioni per il futuro. Non mi spaventa né il tempo né altro. Dagli errori si impara, ha affermato durante l'intervista con Nuovo. Uno degli aspetti più delicati quando si partecipa a un reality come il Grande Fratello riguarda inevitabilmente i rapporti sentimentali fuori dalla casa. A questo proposito, la donna sembra avere le idee chiare. Per quel che mi riguarda non sarà più uno show a rovinare i miei rapporti sentimentali. Una dichiarazione che rivela quanto sia importante per lei mantenere saldo ciò che conta davvero. Mentre Alfonso Signorini valuta se dare o meno questa seconda opportunità a questo personaggio, emergono indiscrezioni su altri possibili partecipanti al cast della nuova edizione del GF, tra cui le attrici Vera Gemma e Nadia Rinaldi. Ciò conferma come ogni edizione del Grande Fratello sia sempre ricca di sorprese e personaggi capaci di lasciare un segno indelebile nel cuore dei telespettatori. GF Signorini nel cast. La showgirl pronta per una nuova avventura. In un periodo che non è stato dei più facili, Francesca De André sembra aver trovato la forza e la determinazione per voltare pagina e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. La figlia di Cristiano De André, dopo aver affrontato una battaglia legale contro il suo ex compagno Giorgio Tambellini, condannato per maltrattamenti e lesioni aggravate, si dice pronta a fare il suo ritorno in televisione. E quale palcoscenico migliore del Grande Fratello, il reality show che l'ha vista protagonista nell'edizione del 2019. La De André non nasconde il suo desiderio di rientrare nella casa di Cinecittà. Sono pronta per tornare in televisione. In autunno riparte il Grande Fratello e vorrei tanto rientrare nella casa di Cinecittà, ha dichiarato al magazine Nuovo. La sua esperienza precedente nel reality show non è stata priva di momenti intensi, tra cui un flirt con Gennaro Lillio e le dinamiche complesse con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini. Tuttavia, sembra proprio che questa volta Francesca sia determinata a vivere l'avventura sotto una nuova luce. Interrogata sulla possibilità di essere nuovamente parte del cast del Grande Fratello, Francesca ha espresso entusiasmo all'idea. Io non sono certo una che fa annoiare. Quindi se cercano un po' di movimento per il programma, io sono qua. Le sue parole lasciano presagire che la sua eventuale partecipazione potrebbe portare quel pizzico di vivacità e imprevedibilità che rendono un reality show davvero indimenticabile.